Sentir cantare, ma anche guardare, vedere i passaggi di un funambolo, roba che se li vedono quelli del circo gli vanno ad assumere subito. Manuel Bracchi con Deborah Fancoli sono pronti dalla Valtellina a fare la voce grossa. Segnate, io ve lo sto dicendo, il numero di gara è il 134. Guardate domani, anche solo nelle singole prove speciali, perché poi dove c'è più salita, ma questi ragazzi sono davvero dei pilota di caccia, dei caccia degli aerei, perché vanno da far paura. Manuel, qui l'anno scorso su queste strade al Due Valli hai fatto davvero grandi numeri, vuoi ripeterti? Beh, al Due Laghi sì, è stata una bellissima gara, questa molto più difficile, molto più bella, speriamo di divertirci, via! E via, a Bombazza, giù il piede del gas, Manuel Bracchi con Deborah Fancoli dalla Valtellina si preparano al meglio per il Coppa Valtellina che si disputerà venerdì 11 e sabato 12. Arrivano dalla Valtellina, Bracchi Airlines, numero 134, primi di classe, 19esimi assoluti, no, non te ne vai mica così,
Manuel Bracchi, gol per la Pancoli. Beh sì, una foto, non vuoi farla, sei 19esimo assoluto. C'erano tipo 30 R5, qualcosa del genere, e tu sei arrivato 19esimo con il numero 134. Senti, ma molti si chiedono, ma un Bracchi con un R5 cosa potrebbe combinare? Spendere un sacco di soldi che non ho. No, non lo so. Piacerebbe, ma sono molto impegnative. Senti, ma questa gara è andata alla grande come ormai sempre ultimamente. Mica tanto, perché abbiamo piegato il ponte sulla canubina a primo passaggio. Ah, perché sennò potevi fare ancora meglio. Sì, penso proprio di sì. Però siamo felicissimi perché stavamo andando molto bene, ho fatto un errore del pollo in una chicane e abbiamo sistemato grande, grazie alla Spidrelli, Fioroni e grande Barnero, dov'è? Grazie a tutti, tutti alla Mickey Motors e grande Deborah, grandissima gara anche lei. Complimenti ragazzi, complimenti davvero. Se questa era la gara in riscaldamento alla Coppa Valtellina, vi siete altro che riscaldati, vi siete surriscaldati perché siete andati come dei razzi. Bracchi, Fancoli, 19esimi assoluti con la Peugeot della Spidrelli, la 106 Gruppo A.